Benvenuti nel mio studio. Oggi voglio far percepire ai committenti che intendono realizzare una nuova casa di paglia ad alte prestazioni la complessità che c'è dietro il lavoro di costruzione della propria casa, il lavoro progettuale. Domani inizieremo la costruzione di una nuova casa a due piani in provincia di Bergamo, una casa di circa 180 metri quadri con sotto la zona giorno l'autorimessa e sopra la zona notte con tre camere, due bagni, soggiorno in cucina più l'autorimessa. I disegni progettuali sono quelli che vedete in questa stanza. In questa parete si può vedere l'esecutivo, poi quelli che sono i particolari di ogni serramento, che sia scorrevole o ad anta, della casa, la parte costruttiva delle fondazioni, cioè quelli che sono gli elementi in cemento armato, i dettagli delle fondazioni, quello che riguarda la parte energetica, la parte di impermeabilizzazione all'acqua, e poi abbiamo tutta la parte strutturale della casa. Quante tavole sono in totale, ad esempio, delle strutture? Guardate, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, 13 tavole per realizzare una casa di 180 metri quadri. In questo caso abbiamo una ventina di tavole realizzate da più progettisti, dall'architetto, dall'ingegnere, dal progettista energetico, dal progettista dell'acustica, e tutti i dati necessari a norma di legge, strutturali, incendio, sismica, energia, sono condensati in queste tavole. Domani porterò queste tavole alla fondazione per iniziare il lavoro all'impresa, e con queste proprio sarà pilotata l'impresa a costruire la casa in questo modo. Le distanze dai confini, le distanze dalla strada, che profondità devo impostare la mia casa. Tutte queste informazioni sono necessarie per fare in modo che l'investimento di questo committente sia garantito negli anni e soprattutto la durabilità delle strutture e delle prestazioni energetiche. Bene, avete visto un quadro complessivo di quello che è il lavoro di noi progettisti che realizziamo case naturali e altre prestazioni. Vi saluto e ci vedremo nei prossimi giorni in cantiere di questa nuova casa a due piani. Ciao!